Ciao a tutti, sono Gianluigi Bonanomi, eccomi qui ancora per una pillola video sulla cultura e il digitale, o meglio, i grandi pensatori del passato e del presente che ci aiutano a spiegare e a capire la trasformazione digitale e la comunicazione digitale. A volte ho preso dei pensatori, diciamo, veramente antichi, presocratici ed altri, oggi invece parliamo di una figura un po' più recente, cioè Borges. Borges è un prolifico autore, tra l'altro, di straordinario racconti, nonché bellissimi romanzi. Uno di questi che oggi voglio raccontarvi è quello che si chiama Funes, che è il nome del protagonista di questo racconto che trovate all'interno del bellissimo libro Finzioni. Funes è una persona, un personaggio che ha un disturbo molto particolare. Non riesce a dimenticare, o meglio, immagazzina tutte le informazioni che lui intercetta, e questo ovviamente diventa un grossissimo problema dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sociale, da molti punti di vista. Quindi il racconto comunque fa vedere quali sono, diciamo, gli effetti collaterali di questo superpotere, se così lo vogliamo chiamare. Perché vado a prendere il racconto di Borges? Perché faccio un piccolo passo indietro. Allora, fondamentalmente l'uomo ha sempre avuto il problema di ricordare le cose. Ovviamente prima di 5.000 anni fa non c'era nemmeno la scrittura, con la scrittura questo si è un po' facilitato. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente l'uomo adesso ha la capacità di immagazzinare delle informazioni e non dover ricordare tutto quanto. Negli ultimi anni poi con il digitale questa potenzialità, anche qui questo superpotere, è cresciuto a dismisura. Tutte le informazioni che vogliamo possono essere salvate, registrate un tempo sui dischetti, adesso possono essere registrate direttamente in cloud, quindi potenzialmente possiamo registrare qualsiasi cosa. E potenzialmente lo faremo, nel senso che con i wearable device vengono registrate tutta una serie di informazioni quando ci saranno i Google Glass o comunque gli occhiali, diciamo, digitali e via dicendo. Quindi troppe informazioni vengono registrate, alcune assolutamente superflue. Infatti l'uomo ha bisogno di dimenticare, perché se ricordasse tutto quanto sarebbe in qualche modo bloccato, perché troppe informazioni non sono cognitivamente gestibili. Invece col digitale, appunto, noi ricorderemo tutto, e purtroppo a volte viene ricordato anche qualcosa che non ci fa piacere ricordare, oppure ci sono delle informazioni che avrebbero dovuto cadere nell'oblio e invece vengono magari tirate fuori nel momento meno opportuno. Notizia recente di una direttrice di Teen Vogue che è stata licenziata per un tweet ritrovato dopo 10-15 anni. Questo ovviamente può essere un problema. Se noi perdiamo il controllo delle informazioni che vengono ricordate, che vengono salvate su di noi, questo è un problema. Quindi necessità di dover dimenticare, la necessità comunque che ci sia una via d'uscita a questa situazione. E allora vi voglio parlare di questo libro che si chiama Delete, di qualche tempo fa, ma si trova ancora e ha degli spunti interessanti, perché l'autore fornisce delle soluzioni. La prima soluzione, per esempio, è quella di fare un passo indietro rispetto al digitale, chiaramente senza cadere nel neoluddismo. I luddisti erano quelli che spaccavano i telai fine 700, inizio 800, perché avevano paura del progresso, avevano paura di queste macchine che avrebbero disumanizzato la forza lavoro o comunque creato un sacco di problemi agli operai e non solo. Quindi da questo punto di vista fare un passo indietro non vuol dire rifiutare in toto il digitale, penso che ormai sia praticamente impossibile a meno che tu non sia un eremita, uno stilita o qualcuno che vuole andare a vivere in mezzo ai monti senza alcun tipo di connessione, per tutti gli altri non è più possibile. Quindi fare un passo indietro senza esagerare può essere una soluzione, quindi ricominciare per esempio a scrivere sulla carta e non sul cloud, questa potrebbe essere un primo passo. Dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che probabilmente ci adegueremo a questo nuovo trend, e quindi evoluzionisticamente parlando probabilmente saremo in grado di gestire molto meglio questi device, ma in questo momento, in questa fase di transizione, i social ci sono soltanto da 10-15 anni, stessa cosa per gli smartphone, ecco, credo che da questo punto di vista ci voglia ancora un po' di tempo per poter gestire al meglio tutto questo tipo di meccanismi, figuriamoci quando avremo attaccati sensori, magliette che ne so, salvano ogni informazione riguardante i nostri spostamenti, lo stato di salute e via dicendo. C'è anche un altro tipo di soluzione proposta dall'autore, che è quello sostanzialmente di mettere dei limiti, mettere dei paletti, un intervento legislativo. In parte questo ovviamente c'è già, nel senso che dopo il caso del mitico Gonzales e del diritto all'oblio, adesso c'è la possibilità per esempio di chiedere a Google di deindicizzare alcune informazioni, quindi non far trovare informazioni su di noi del passato che potrebbero crearci dei problemi.
Ma l'autore dice che probabilmente ci devono essere poi delle regole ben ferree su quello che si può e si deve ricordare e quello che invece non deve essere salvato. Un'ultima soluzione potrebbe essere un mix di quelle delle ultime due, cioè un po' di tecnica e un po' di obbligo, cioè fare in modo che la maggior parte dei dati, soprattutto quelli più sensibili, soprattutto quelli che ci possono creare dei problemi, siano a tempo. Quindi siamo noi a voler decidere eventualmente che alcune informazioni debbano essere salvate, in altri casi invece verranno automaticamente distrutte. Sono degli spunti interessanti, sicuramente il tema dell'oblio, il tema del ricordo, il tema del fatto che un tempo facevamo fatica a ricordare, adesso facciamo fatica a dimenticare, è per me molto molto affascinante. Mi raccomando, recuperate il bellissimo racconto Funes di Borges perché ne vale veramente la pena. Ciao e al prossimo video.